banche erano pubbliche. Vero. Allora, rispetto adesso, cosa cambia? Cioè, erano molti più ricchi? No, perché i vantaggi dell'emissione monetaria, anziché essere girati alle banche, venivano girati principalmente al sistema politico. Questa è la grande differenza che c'è stata tra prima del 92 e dopo il 92. È così, perché altrimenti noi dopo il 92 saremmo dovuti tutti impoveriti improvvisamente. No, ma da un giorno all'altro. Perché scusate, l'offerta monetaria in un paese che pari in media 100 miliardi di euro l'anno. Allora tu in un anno dovevi avere 100 miliardi meno, 100 miliardi più, e l'anno dopo 100 miliardi meno. Invece non è stato così, perché? Perché il signoraggio sull'emissione monetaria prima se lo prendevano i politici e adesso invece se dopo il 92 con la privatizzazione del sistema bancario sono presi i privati. E questa è la differenza. Perché il debito pubblico c'era prima del 92 e c'è stato anche dopo il 92. La stessa cosa. Quindi il problema è dell'emissione monetaria, il fatto che la moneta viene messa a debito e iscritta a debito nei bilanci della banca che entra. Questo è il problema. Come se fosse un debito, mentre invece sappiamo che venendo meno la convertibilità aurea, questo è un falso debito. E questo l'ha detto anche la Lombardo School. Il problema che poneva il nostro amico Auriti, Osella di Monteluce, 40 anni fa. Che lo poneva non infondatamente, perché è vero che non si capisce bene per quale motivo la banca centrale debba stampare moneta, che è diciamo, compito e un attributo della sovranità dello Stato, e poi dare questa moneta allo Stato il quale ci deve pagare un tasso di interesse. Ed è anche vero che a far arrivare il debito italiano al 120% del PIL, se va a guardare la storia storica, sono stati soprattutto gli interessi, perché ancora negli anni 60-70 così via, il debito pubblico equivaleva a meno del 60% del PIL. Adesso non ricordo gli anni precedenti, forse le storie a casa, e l'ho citato spesso. Quello del signoraggio, però, è un problema che bisogna mangiare senza ideologismi e senza fanatismi. In questo senso, io quando ho detto nazionalizzazione della banca centrale, ho usato impropriamente il plurale, pensavo alla Banca d'Italia, le altre banche, però non è neppure esatto che tutte le altre banche d'Europa siano pubbliche. Il modello è sempre quello della Banca d'Inghilterra, era uscita, e lo ricordo, il Zarpound, disse appunto che qua adesso nessuno avrebbe capito quel meccanismo e chi l'avesse capito poi avrebbe guadagnato solo una frase per cui si inventò questo lavoro di meccanismo della Banca Centrale che fa i soldi. Io non credo che sia facile, diciamo, tornare a un punto in cui sia lo Stato a emettere moneta, per una ragione molto semplice, lo Stato che emette moneta fa come gli Stati Uniti ne mette a poco alto, cioè quanto è affidabile una classe politica che avesse perché potere. I privati ne mettono invece no, quanto ne servono. Le banche centrali in genere, proprio se loro mestiere dovrebbe quello di regolare la circolazione monetaria, la quantità di moneta. Però ora voglio dire io posso essere d'accordo, in principio sono d'accordo, il signoraggio deve essere voluto e deve essere lo Stato che emette la moneta. Ricordo che ci provò anche largamente Keynes appena lanciò questa prova a rinunciare questa cosa che sono tornava a mettere moneta. Si provò anche Moro. Ecco, si provò fatto. Però ecco, tutto il resto, il guadagno macroscopico che deriverebbe da questo presunto signoraggio, quello è un discorso che andrebbe verificato perché non stavo, perché non
sono previsto, che è previsto da decisioni della BCE, non si incarica in te, dovrebbe essere corretto, non so, incaricamente il tasso che paga lo Stato sulla bolletta di vista della banca. No, è il capitale, sono le banconote in circolazione che guadagnano lo Stato. È il discorso di questo, adesso credo sia, sia il caso non è di questo, però quello che lei è stato dice, il coraggio è un nodo, è un nodo che va affrontato. Senza, senza ideologismi fanatici, quello che rese, rese la protesta di Nobia Olimpica alla persona la sera di Montevoce che pittoresca che incisiva era questa sua, andava all'assemblea di Montezzo che no, denunciava i cambi alla magistratura, denunciava questo mondo e quell'altro, faceva dei discorsi. Perché ogni denuncio la Banca d'Italia al magistratore, il procuratore, come donne, gli disse lei ha dimostrato l'elemento oggettivo del reato, anche dopo perché si è fatto sempre così. Questo è in modo molto più serio, molto più credibile e molto più scientifico nei corpi di una carriera. Io parlo di sera di compiuto lui che porterà avanti queste idee in un modo che la gente lo sentire dica, ma che sta risponendo. Quindi bisogna stare attenti anche nel scuola queste cose. Autocensurarsi forse un po' per essere. Io volevo solo aggiungere una cosa perché mi prima avevo accennato alla BRIC, la Banca dei Regolamenti Internazionali, che sì e no lancia un documentino di 7-8 righe d'acqua. I suoi consigli di amministrazione, le sue assemblee, la Basilea, sono praticamente orali, ma per statuto. Però è condizionata dalle sette sorelle, ho accennato questa storia. Forse non ho completato bene. È alla PRI che compete l'ultima, come posso dire, l'ultimo placet perché la Banca Centrale Europea abbia questo governatore, faccia questo tipo di politica, questo tasso di sconto, punizione o meno, questa mole di emissione monetaria. Quindi se la Banca Europea, Centrale Europea, è così condizionata, perché ricordate quali sono poi i meccanismi invece dal basso, no? C'è una rosa, facciamo un esempio italiano, c'è una rosa di governatori, di possibili candidati governatori, poi si sceglie quello X, proviene dall'Italia e dal governo, diventa governatore questo, però poi la BCE deve metterci, cioè sono i trattati di Maastricht che definiscono tutto questo e sono il cappio al collo per le banche centrali, un cappio al collo che viene tenuto stretto dalla BRI che è l'ultima ad avere la parola. Quindi gli ultimi ad avere la parola sono le sette sorelle, più private delle sette sorelle credo che non ci sia nessuno, anche se c'è la Bundesbank. Attenzione, esatto, ma io questo non voglio dire che dietro non ci siano interessi privati, è la veste, l'abitino che è pubblico, però, ma quello che importa è il meccanismo contabile che loro usano per far sparire i guadagni che sono dati. L'importante però che ci sia la nazionalizzazione comunque della banca, se l'euro che deve rimanere della Banca Centrale Europea, io spero che l'euro non ci sia mai più, spero un giorno almeno ci sia una moneta per rifare il commercio e per avere. Forse che poi non decidiamo a Goldman, facciamo decidere a Goldman e Sachs se comprare o meno il titolo del debito pubblico italiano, pure se abbiamo la lira stiamo sempre messi come stavo. Tutto deve essere nazionalizzato e deve essere del popolo e il denaro deve essere pubblico e deve essere emesso dal tesoro e la Banca d'Italia deve essere soltanto uno strumento del tesoro. Adesso ci siamo. Quindi adesso posso aggiungere una cosa? Prima non era esattamente quello perché il senso di sconto era deciso di concerto. Scusi, ma mi permette, il tasso di sconto è una truffa.
è una truffa, perché è una truffa l'emissione monetaria, come abbiamo detto. Abbiate pazienza. Scusi, ma se la moneta viene emessa dallo Stato, che tasso di sconto paga che sulla moneta emessa dallo Stato? Ma ci stanno le banche private che devono pagare il tasso di sconto loro. Lei può abolire tutti gli interessi? No, io voglio abolire l'interesse che lo Stato paga. Scusi, io voglio abolire l'interesse che lo Stato paga sul debito truffa. La Banca Nazionale Iraniana con la è logico, perché il denaro è pubblico. Se il denaro è pubblico, scusi, che tasso lo sconto paga? Basta, perché ci sono un po' di altri. Sono sorpreso di questa conclusione. Perché non c'è risposta di parlare e tasso di sconto. Ho l'impressione, sono scioccato da questa conclusione, perché occorre che adesso, da questa parte, o sono io totalmente fuori, non ci sia una chiarezza sul concetto di emissione di denaro. Allora, dal mio punto di vista, devo scoprire come pagare la banca d'Italia, la banca centrale. Dove il denaro viene messo nello Stato. Non si discute, scompare il concetto di banca centrale, che non ha senso, è una presa per il futuro. Il denaro viene messo nello Stato, e la misura che gli serve, ovviamente indicizzato, con tanti più parametri, più buoni, che è impossibile sbagliare, è un problema tecnico, e con tale parametri, il problema tecnico sono il PIL, se abbiamo il PIL come indice di riferimento, 5%, 6%, 7%, si vede, tra commercialisti, premi Nobel, premi di qua, è banale. Quindi il discorso, bisogna stare attenti, capire bene, mi sembra tanto di non voler andare a toccare. E di questo io sono veramente molto sorpreso, perché è come se qui in finale ci sia una negazione della realtà. Allora io mi chiedo, ma fino a questo momento, ma che abbiamo detto? Ma se parliamo di banca centrale, parliamo di là, adesso è un vero visto, banca dei regolamenti, io spero che si paga dei regolamenti, non mi arrabbiamo il suo gioco. Adesso tu mi dici che è questa che sta sopra alle banche centrali stesse, perché? Perché le banche centrali, anche se sono pubbliche da qualche parte, ma perché i privati ci devono stare dentro? Ma chi mi rappresenta istituto privato di diritto pubblico? Ma se appunto deve essere pubblico, il privato non ci deve stare. Perché ci sta? Perché deve acchiappare, perché poi alla fine in realtà chi decide sono i privati. Tutto anche se è una truffa. Come fa un'istituzione come la BCE, più le banche centrali, detto semplice, a percepire un reddito monetario? Aspetta. Pare un banconote in circolazione. Ma se tu è una funzione pubblica, sì, che sì, sarebbe sì, quello di contenere l'offerta monetaria. Come si fa da questa funzione pubblica a dire tu ci guadagni un reddito? È come se il magistrato guadagnasse il reddito da sei mesi. Non usciamo in questo modo, non usciamo, perché stiamo facendo un dialogo fra assurdi. In realtà non ci si è reso conto che si dice esattamente la stessa cosa, perché quando si parla di nazionalizzazione della banca significa che può anche sparire il discorso banca centrale, significa che è lo Stato che diventa protagonista. Non c'è un'inversione di ruolo, ma stiamo dicendo la stessa cosa. Attenzione, ma non è proprio la stessa cosa. Ah, garantito. Allora, io la banca centrale la deve riprovare, ho detto bene. Luci, un momento, sto parlando, per favore, hai parlato abbastanza, lascio parlare anche a me, rispetto un secondo chi sta parlando. Grazie. Il discorso delle banche è questo, l'importante è che il denaro, che è un mezzo e non un fine, deve appartenere allo Stato, al popolo, ai cittadini. E credo che non ci sia un fronte contro un altro, ma che ci sia chi desidera una cosa che in questo momento non è. Sulle banche pubbliche
Grazie sia per quello anche oggi la nostra banca centrale italiana, Banca Nazionale, attenzione, sappiamo che il 95% è privato, ma risulta essere un ente di diritto pubblico. E questo cosa significa? Non che il pubblico che decide, ma che non può fallire, perché se va sotto è lo Stato che foraggia, ed è quello che abbiamo assistito. Lo stesso dicasi per le altre banche europee, che fra l'altro alcune nazionalizzate, ma poi riprivatizzate, come è successo ad esempio nell'Islanda, che viene portato come esempio da seguire. Perché? Perché hanno nazionalizzato le banche per poter contrastare la crisi. Le banche sono state riprivatizzate, quindi attenzione, un conto sono gli azionisti, un conto è il regime di diritto nelle quali sono iscritte e all'interno delle quali operano le banche. Sono due cose diverse e se non ci chiariamo continuiamo a fare una lotta contro gli altri quando in realtà credo che si vada sostenendo le stesse cose. Infine, se mi permettete, certo il signor Aggio, voi sapete come la penso rispetto al signor Aggio, primario, secondario, però giustamente bisogna ragionare cautamente. Il signoraggio va a entrare nel novero, fra l'altro il signoraggio ha parlato anche Soros, perché George Soros non solo che esiste ma anche quantificandolo recentemente in un'intervista. Ma non solo, il signoraggio va a rientrare all'interno di un'altra cosa che mi permetto di definire truffa, o meglio, il famoso cappio di cui parlava prima il direttore, che è quello con cui dobbiamo fare i conti e che quello di cui cito anche nel libro, perché finora abbiamo parlato di come aggredire la situazione dal punto di vista economico, ma abbiamo un'altra arma che è quella del diritto internazionale. Il debito pubblico con il quale ci tengono prigionieri la Grecia e gli altri, eccetera, è un debito che può essere tranquillamente definito immorale. Ed esistono le possibilità dal punto di vista del diritto internazionale precedente, mi ha fatto venire in mente un momento, ma esiste la Grecia stessa, l'Ecuador, ma la Grecia stessa nel 1938, sentenza della Corte internazionale, per cui il debito è ancora esistente, nell'International Group of Law, esiste la possibilità di ricorrere a quello che è il ripudio, la cancellazione totale del debito, una cancellazione parziale del debito o l'allungamento del debito senza il calcolo degli interessi. Se noi liberiamo l'Italia da questa trappola che è fatta da una serie di voci, ma prevalentemente dagli interessi che ci hanno calcolato su un debito che già avevamo, bene, liberiamo un sacco di potenzialità che possiamo rilanciare, non solo la nostra economia, ma anche il nostro paese in tutti i suoi aspetti. Bravo. Brevissimo, il primo luogo vuole giocare il saluto e l'adesione dell'Unione dei Socialisti Cattolici, immediatamente. Volevo dire solo una cosa, è nato il dibattito sulla moneta. Aspetta, sono del principio della proprietà. Questo è fondamentale, no? Poi sappiamo benissimo che i capi della, diciamo così, della cupola hanno teorizzato che chi batte moneta possiede poco. Quindi devo dire, questo è fondamentale. Nel frattempo la genesi, come è venuta, la moneta è nata e è stato più di sì. Adesso loro l'hanno trasformata in merce, cioè ci vendono in parole povere, cioè noi dobbiamo creare anche un tipo di linguaggio per trasmettere questi concetti che sono fondamentali. Proprietà della moneta, trasformazione della moneta da strumento per favorire gli scambi in merce. Merce che ci vendono e fissano loro il tasso di interesse. È aberrante. È anatocismo. Se calcoliamo gli interessi che abbiamo pagato, il debito non esiste. È già stato ripagato. Abbondantemente. Questo è il concetto. Proprio contabilmente si può stabilire. Più sull'argomento della moneta, voglio dire, l'abilità del nemico, qual è stata? È stata quella di far percepire alle masse che la crisi è come un evento naturale, cioè un terremoto, una riunione, ma questo è caratteristico. Per cui è riuscita a trasmettere nella massa delle persone un fatalismo. La crisi
benissimo che la crisi è nata da lui. Perché se io creo delle situazioni di crisi, io creo la paura, e adesso noi abbiamo un po' perché non c'è la paura del domani, questa è la realtà delle cose. E un popolo che vive nella paura è ansioso, non ne sono più. Dal momento che ha accettato la crisi come col fatalismo. Allora qual è lo strumento, diciamo così, per combattere, cioè tutti i movimenti che si chiamano alternativi a questo sistema, è quello proprio di organizzare i concetti, perché se entriamo nei meccanismi di tipo intellettualoide per spiegare il signorato primario, secondario, quindi creiamo della confusione, anche perché un argomento che non è stato sufficientemente valutato è quello della scuola. Attualmente nella scuola sta avvenendo un vero e proprio genocidio e siccome il comparto scuola è il comparto della formazione del cittadino, devo dire, nessuno si preoccupa di quello che sta avvenendo all'interno della scuola. Intanto hanno creato nell'ambito della scuola la trasformazione del preside in dirigente scolastico. Il dirigente scolastico attualmente io lo vedo come immagine raccontato come il funzionario dell'area giovane, cioè una persona ottusa che fa la trasmissione delle case del ministero. Il ministero che è nelle mani di un decente scuola, che sono cose allucinanti. Il comparto scuola, guardate, è fondamentale, non solo perché è quello della formazione del cittadino e della base della cultura, perché la scuola va dalla materna all'università, questo è il concetto. Ma coinvolge i quattro quinti della popolazione. Voi fate la somma degli adulti, degli insegnanti, dei genitori, dei nonni, perché adesso sono coinvolti anche i nonni nella scuola, perché la maggioranza dei ragazzi vengono accompagnati dai nonni, voi vedete che la quasi totalità della popolazione è inglobata nel settore scuola. E il settore scuola è quello che adesso sta vivendo un periodo di drammatico, perché non ha mezzo, non ha funzione, è una cosa di più. Poi volevo dire un'altra cosa. Immediatamente. La domanda principale che io pongo è questa, ve la pongo come cittadino. Come mai nell'arco variopinto delle rappresentazioni di tipo politico tutti non vedono nessuna soluzione come punto di riferimento? Come modello il capitalismo. E non si esce da questo. Cioè, le ipotesi di tipo politico sono sempre nell'ambito di questo capitalismo. Ma è possibile che siano morte tutte le altre alternative che nel corso dell'umanità hanno soddisfatto le esigenze della nazione? Io me lo pongo come cittadino, come donna. È possibile non vedere niente al di fuori questo modello di riferimento. Grazie. Non credo che ci sia bisogno di rispondere, nel senso che è chiaramente una questione culturale. Allora, credo. Non credo per poi capire cosa si intende per capitalismo, perché certo. Poi si dovrà parlare di capitalismo. C'è qualche altra domanda? Dell'Italia ufficiale, volevo dire, no? Quella istituzionale. È chiaro, no? Presidente, perché qui siamo proprio, voglio dire, a casa nostra da questo punto di vista, per proporre delle alternative. No, per carità.
quindi alternative, se non avessimo alternative mancherebbe il presupposto della nostra esistenza. Queste ci sono altre domande che